Con un risparmio complessivo di circa 6 milioni di euro, ad un anno dal suo insediamento l'amministrazione comunale presenta i risultati ottenuti con la dismissione dei fitti passivi. Il piano di abbattimento degli sprechi, realizzato grazie ad interventi di razionalizzazione e ottimizzazione dei servizi, è stato illustrato dall'assessore al patrimonio Bernardino Tuccillo con il presidente della commissione consiliare Vincenzo Varriale. Si parte da una riduzione del 13% dei costi legati ai fitti passivi. Da luglio 2011 sono stati dismessi i contratti di locazione per un risparmio di oltre 953.000 euro. A questi si aggiungono i tagli per circa 2 milioni di euro alle spese alberghiere in favore di nuclei familiari sgomberati da alloggi di proprietà del comune, la riduzione di altrettante risorse destinate alla Napoli Servizi ed il contenimento della spesa per 1 milione di euro prevista per la vigilanza. Aggiungo che poi c'è il dato molto confortante che riguarda le dismissioni di immobili ERP. Abbiamo già venduto in condizioni di favor per i nuclei familiari disagiati che acquistano 2.600 immobili di edilizia residenziale pubblica, dando per la prima volta la casa a famiglie povere e disagiate. Sul fronte fitti passivi sono in via di dismissione contratti per ulteriori 800.000 euro che consentiranno entro il 2013 di ridurre del 24% il totale della spesa ed ottenere un risparmio complessivo di circa 6.800.000 euro. Un intervento importante, virtuoso, di abbattimento di sprechi che erano inammissibili, assurdi, inconcepibili per un comune che versa tra l'altro in una condizione di evidente sofferenza finanziaria, come si sa, e reinvestiremo queste risorse in politiche abitative, di sostegno alle fasce deboli, insomma.